vita io mi sto innamorando, comunicando, comunicando. Buongiorno a tutti e benvenuti ai Dialoghi sulla Salute. In occasione della serata Essere Bambini a Torino abbiamo qui ospite Elisa Molino, presidente dell'associazione Contatto. Ciao Elisa. Ciao. Allora, dici un po' come è nata l'associazione e, visto che è un'associazione nuova, quali intenti vi hanno mosso? Allora, Contatto è un'associazione che è nata circa 2 anni e mezzo fa e da subito ho collaborato con il servizio minori con disabilità sensoriale e proprio per questo abbiamo un archivio di circa 800 libri nel nostro laboratorio e altrettanto materiale tiflodidattico. La prima mission con cui nasce Contatto, quella più importante in assoluto, è quella di prestare questo materiale alle famiglie, agli insegnanti o agli educatori in caso di necessità, laddove ci siano bambini o ragazzi ciechi o ipovedenti. Oltre alla produzione assicurata sempre di nuovo materiale tiflodidattico e di libri tattili, Contatto ha iniziato a sviluppare dei laboratori nelle classi in cui, laddove ci siano dei bambini con disabilità sensoriale, in cui si crea un percorso assieme ai compagni di classe. Quindi c'è questo lavoro di integrazione dei bambini con disabilità sensoriale e i bambini non disabili. Contatto lavora anche nelle scuole di ogni ordine e grado con il progetto Più o meno uguali, che è un progetto che riguarda il bullismo e il cyberbullismo, prevenzione e contrasto al bullismo. Siamo circa una ventina di ragazzi che lavoriamo per questo progetto e diciamo che ogni percorso è basato e realizzato ad hoc per la classe, quindi è veramente mirato. Questi sono un po' i nostri, poi oltre a partecipare a varie feste, tipo collaboriamo con Colorandi, ovviamente la serata, ovvero la Hop 03 e Disincanto, e durante la festa di Natale per esempio facciamo una mega festa in cui è coinvolto tutto il corridoio di Colorandia, in cui volevo ribadire, in cui la mission di Colorandia è quella di, è quella di accogliere i bambini con disabilità, in cui i bambini normodotati si devono integrare. Ok, grazie. Quali sono i progetti per il futuro? I progetti per il futuro sicuramente sono continuare con la produzione dei libri tattili e assicurare appunto uno scambio di, di materiale appunto che possa aiutare i bambini ipovedenti o appunto ciechi. E poi sicuramente continueremo con i nostri laboratori sperando di aumentare, farci conoscere molto di più e aumentare il nostro raggio d'azione il più possibile nelle scuole del territorio. Ok, grazie tante Elisa e buona salute a tutti. Ciao. Intanto della vita io mi sto innamorando, comunicando, comunicando.